Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono finalmente tornata con un nuovissimo video haul. Infatti negli ultimi giorni sono stata un pochettino in giro e ho fatto un po' di shopping. So che vi interessa sempre molto questa tipologia di video, quindi ho deciso di cogliere la palla al balzo e farvi vedere quello che ho acquistato. Io come sempre cerco di recuperare tutti i link delle cose che ho preso e lasciarveli sotto nell'info box, e a questo punto direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare. Parto da Zara semplicemente perché una delle due cosine che ho preso ce l'ho addosso in questo momento, e appunto la prima cosina che ho preso è stato questo body, che adesso non si vedrà molto ma in realtà è un body molto molto semplice, che appunto ha le spalline sottili e poi è tutto tinta unita. L'ho preso principalmente per il colore, devo essere sincera, perché è questa tonalità di blu che mi piace un sacco. Forse non è il blu che mi valorizza di più in assoluto, però mi piaceva, quindi alla fine l'ho preso. E l'ho preso anche perché ultimamente vedo che sto utilizzando un sacco i body. Penso che me ne vedrete tantissimi da qui alla fine dell'estate, quindi ho voluto prendere lui, che è molto semplice, ma alla fine le cose semplici avete capito che sono quelle che metto di più. E per restare in tema body ne ho preso un altro, questa volta è un pochettino un po' più particolare, ma in realtà anche questo è super basic, chiaramente nero perché sapete che nero è il mio colore, ed è questo body con le spalline questa volta un po' più larghe e questo scollo che è più quadrato, e devo dire che mi piace un sacco, soprattutto come sta addosso. E poi nella parte sotto ha tutta questa parte trasparente. Non l'ho ancora provato, però secondo me addosso deve stare molto molto bene, anche perché appunto è super semplice, però avendo questa parte un po' trasparentina lo rende un attimino un po' più particolare, non il classico body nero tutto tinta unita. E nulla, queste sono state le due cosine che ho preso da Zara. Io ragazzi con Zara ho un problema, perché su Instagram ma soprattutto su TikTok vedo tantissimi mini haul di cose tra super mega fighe che prendono da Zara, ci vado io e non trovo puntualmente nulla, quindi non lo so, o i negozi che abbiamo qui a Bologna sono poco riforniti, oppure sono io che non ho occhio e non riesco magari a vedere qualche chicchetta carina. Magari in questi giorni darò anche un occhio online e vediamo se c'è qualcosina in più. E andrei avanti con Bershka. Devo dire che da Bershka ho trovato un bel po' di cosine carine. La prima cosa che vi faccio vedere è un completo, purtroppo il top, quindi la parte di sopra è disperso da qualche parte, non so dove, credo a lavare, però insomma è un semplicissimo top nero fatto a fascia, super easy, che io avevo preso da abbinare chiaramente alla gonna che è venduta insieme. E io questa gonna ragazzi l'ho dovuta provare qualcosa come tipo 3-4 volte prima di prenderla, perché non è propriamente il mio stile, solo che stavo cercando un completo per una festa di laurea in discoteca, e questa alla fine mi sembrava molto carina, appunto abbinata al top. Ed è una gonna fatta così, quindi super easy, molto elastica, che ha la particolarità di essere lunga, quindi arriva proprio fino a sotto, e poi nella parte sinistra ha questo spacco molto bello, devo dire. Vi dico che l'ho provata tipo 3-4 volte perché non lo so, addosso mi convinceva ma non troppo. Alla fine poi per disperazione l'ho presa, e devo dire che quando l'ho messa mi sono ricreduta, nel senso che in camerino non me la vedevo troppo bene, poi in realtà l'ho apprezzata molto. Poi quest'anno secondo me andranno un sacco i completi appunto top e gonna lunga, e quindi credo che quest'estate la sfrutterò molto, anche perché secondo me è indossabile in varie occasioni. Altra cosina che ho preso è stato questo vestitino. Allora ragazzi vi dico la verità, questo qui l'ho preso molto a caso, senza nemmeno provarlo, ho detto vabbè lo prendo perché era lì in sconto, ho detto nel caso faccio poi il reso. In realtà devo dire che mi ha sorpreso perché è molto carino, è un vestitino tutto nero chiaramente, anche lui è fatto a fascia quindi non ha le bretelline, e poi ha tutta questa arricciatura sul lato sia da una parte che dall'altra, e finisce con dei laccetti alla fine. Ecco, i laccetti qui forse sono l'unica cosa che non mi convince troppo del vestito, però ho pensato di tagliarli anche perché sono laccetti finti, cioè non sono collegati all'arricciatura che dici se li stringo si arriccia di più, se li stringo meno si arriccia meno, no, sono messi qui totalmente a caso
caso, quindi penso che darò un bel taglio. Però per il resto è veramente molto carino, molto semplice. Questo qui è uno dei classici vestiti che indosso tantissimo in estate, magari di sera, e quindi alla fine sono stata contenta di prenderlo. Passiamo adesso a un vestito che ho preso ma non lo so, non mi convince al 100%, più che altro perché credo che lo metterei in pochissime occasioni perché è un po' impegnativo come vestito. Tra l'altro l'avevo visto un sacco indossato soprattutto su TikTok e non avevo mai nemmeno preso in considerazione l'idea di provarlo. Poi appunto quando cercavo un completo per la laurea, per disperazione mi ero provata anche questo e alla fine ho deciso di prenderlo perché addosso mi piaceva, però appunto non so effettivamente quando potrei metterlo. E sto parlando di questo vestito fatto così, di jeans. Anche qui mi piace perché ha questa scollatura che rimane un po' più squadrata e poi arriva fino a giù, quindi è proprio bello bello lungo, e anche lui ha uno spacco questa volta sulla parte dietro. Unica cosa che forse non mi convince è il fatto che non arriva proprio giù, cioè rimane un po' più alto rispetto a come piacciono a me di solito, però addosso sta molto bene, anche perché va proprio a fasciare la figura, quindi va proprio a creare una bella forma al fisico. In più è elastico ma tende comunque a rimanere abbastanza rigido, ecco, non cede troppo, quindi addosso sta proprio bene. Unica cosa però appunto non so quando metterlo, quindi questo qui sono ancora un po' indecisa se restituirlo o meno, più che altro non vorrei che rimanesse poi nell'armadio a far la muffa. Non so, ditemi anche voi che cosa ne pensate, se effettivamente mi sta bene oppure no. E nulla, però questo qui è molto carino. E ultima cosina che ho preso da Bershka è stato questo vestitino di cui mi sono innamorata, più che altro per il colore, cioè veramente molto bello. A me penso che non sia particolarmente bene il verde, ma questa tonalità credo mi risalti abbastanza, quindi l'ho preso. Però in realtà è un vestitino semplicissimo fatto tipo di raso, materiale comunque che va molto vicino al raso, che rimane molto elegante. Mi piace il dettaglio qui del décolleté, questo laccetto qui, non lo so, lo trovo estremamente elegante, molto fine anche. E vabbè, questo classico vestitino che metti magari, che ne so, in estate, in spiaggia, se devi fare un aperitivo, molto bello. Tra l'altro c'è anche nero, quindi magari faccio un pensierino, però verde mi aveva colpito un sacco e quindi l'ho preso. Breve pausa dai vestiti e passerei al make-up, perché ho fatto un salto da Sephora e ho preso tre cosine che vi faccio vedere in questo video, ma le vedrete anche prossimamente perché saranno i protagonisti per un video proprio interamente dedicato a questi prodotti. E ho preso praticamente tre novità, oddio, una forse non troppo, però due sono cose uscite veramente super di recente. Partirei da quella forse un po' più datata e ho preso finalmente il blush super chiacchierato di Rare Beauty. Io, ragazzi, della linea appunto make up di Selena Gomez non avevo provato nulla se non tipo un mini lipstick di quelli proprio che sono usciti all'inizio quando ha lanciato la linea. Poi a furia di sentir parlare di questo prodotto mi sono incuriosita un sacco e alla fine l'ho comprato. Più che altro mi sono innamorata della colorazione, è veramente stupenda. Vi anticipo che l'ho già provato ma non vi dico nulla perché poi me ne sentirete parlare prossimamente appunto nel video dedicato. Poi novità che ho preso è stato il mascara di Fenty Beauty, questo è uscito veramente da super poco, eccolo qua, tra l'altro stupendo il pack, molto in linea con il brand di Rihanna. Anche su questo ho già una mezza idea ma non mi espongo. Mentre ultimo prodottino che ho preso, anche lui super novità del periodo, che però non ho ancora testato quindi vedremo, il nuovo fondotinta di Tarte, e questo qui in particolare è il Maracuja Juicy Glow. Già che c'è scritto glow, questa cosa mi piace un sacco. Io ho preso la tonalità 28N, che corrisponde a una light medium neutra. Spero vada bene, spero che mi piaccia come prodotto, non dico più nulla, vedrete voi. Passiamo adesso a due jeans che sono dello stesso marchio ma provengono da due posti diversi, nel senso che un mesetto e mezzo fa circa Charlotte mi presta questo paio di pantaloni di jeans di H&M di cui mi innamoro follemente, ma purtroppo erano sold out
ovunque, vi giuro ragazzi, ovunque. Quindi io che mi ero particolarmente fissata ho cercato di trovarli su Vinted, ci sono riuscita e alla fine li ho comprati. E sono appunto loro, sono il modello flare ma a vita bassa e vi giuro ragazzi che sono stupendi. A parte il lavaggio che mi piace un sacco, addosso stanno proprio bene. Unica cosa che questi qui mi stanno un po' più larghi, soprattutto in vita rispetto a quelli che ha Charlotte, chiaramente perché sono stati indossati e si sono molto allargati in questa parte. Quindi se quelli di Charlotte mi stavano proprio bene, mi fasciavano bene, questi qui mi fanno un po' il difetto dietro, però amen, li metto comunque. A questo punto, siccome avevo trovato finalmente un modello a vita bassa, flare, che mi andasse bene, ho detto bene, lo prendo anche di un altro colore, quindi ho deciso di prenderlo anche blu. L'unica cosa ragazzi, e qui non so come sia possibile ma è così, praticamente la stessa taglia di quello che è una 38 di questo colore mi andava piccola, quindi ho dovuto prendere una taglia in più, anche perché vestono abbastanza stretti, e quindi li ho presi anche di questo colore stupendo. Questi qui, essendo proprio nuovi e comprati dal negozio, in vita mi vanno un pelino meglio rispetto a quelli. Infatti ho detto che questi qui, se ritornano disponibili, li prendo di nuovo della stessa taglia, dello stesso colore, in modo che in vita mi vadano proprio bene. Però per adesso continuano a essere sold out, quindi non so se effettivamente li rimetteranno disponibili, chissà. Passiamo infine all'ultimo negozio, ovvero Subdued. Devo dire che Subdued sta tirando fuori un bel po' di cosine molto molto carine, soprattutto per quanto riguarda i top. Io ragazzi, purtroppo da Subdued credo di non comprare un pantalone da veramente tanto, più che altro perché hanno tantissimi pantaloni a vita bassa stupendi, ma per il mio fisico non vanno per nulla bene, perché mi vanno tutti tutti larghi, soprattutto nella parte dietro della vita, insomma. Non sono pensati per una fisionomia come la mia, a meno che non siano magari dei pantaloni un po' stretchy, un po' elastici. Infatti sono riuscita a trovare questi qui, unico modello su tipo 10-15 dice che ho provato che mi stava bene, e sono fatti così, quindi sempre di jeans, che però non hanno il materiale del jeans, cioè hanno proprio un altro tipo di materiale molto più leggero, molto più morbido, che rimangono non del tutto a vita bassa, è una vita media diciamo, che hanno questo elastico nella vita e poi chiaramente cadono molto molto larghi. Hanno anche le tasche dietro, mi piaceva un sacco, ma veramente un sacco il lavaggio, e quindi ho voluto prenderli. Vi dico la verità, devo provarli a casa con calma, perché in camerino mi convincevano, ma devo capire se effettivamente mi stanno bene oppure c'è di meglio. Però per adesso li ho presi e il modello in sé mi piace tantissimo. Poi cosa super easy che ho preso è stato questo top sempre a fascia, fatto così, tutto nero. Ne hanno fatti tantissimi di tantissimi colori, infatti probabilmente lo prenderò anche bianco e magari qualche colore un po' più particolare, però quest'anno mi sono fissata con le cose senza spalline e quindi ho preso lui, che è veramente super super semplice, nulla da dire. E ultima cosa che ho preso è stato un accessorio. In realtà io non cercavo questi, ma ne cercavo un paio fatti più o meno così, grigi, ma due volte che vado, due volte che non ci sono, e alla fine ho preso loro che ho provato da Charlotte e mi erano piaciuti un sacco, quindi ho detto vabbè, prendo questi qua. E sono degli occhiali neri, in realtà molto molto semplici, che però hanno questo taglio proprio anni 2000, fatti così, stupendi, mi piacciono un sacco, e nulla, quindi ho preso loro. Ma devo dire che in generale Subdued ultimamente anche sugli occhiali ha fatto proprio una bella linea, cioè ce ne sono 3-4 molto molto carini, e questi secondo me sono tra i più belli. Bene ragazzi, io direi che per il video di oggi è tutto, spero come sempre che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se vi va, seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok, Vinted e YouTube, e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Un bacio!